Se ti dicessi che è possibile raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e avviare una fiorente attività nel settore immobiliare, ti interesserebbe ricevere ulteriori informazioni a riguardo? Nei prossimi 15 minuti illustreremo il modello di business di Remax, che ha rivoluzionato il settore immobiliare nel mondo. Dunque, entriamo nel vivo del discorso. Le agenzie immobiliari tradizionali sono organizzate secondo una struttura piramidale e presentano un numero molto ridotto di agenti. Il broker rappresenta la cima della piramide e gli agenti i livelli sottostanti. Per quale motivo? Ciò avviene perché l'80% degli agenti sono considerati poco produttivi, poiché vendono solo 5 o 6 case all'anno. Dopodiché c'è un livello intermedio di agenti che vendono circa una casa al mese. Il restante 5%, il livello superiore, vende da 3 a 4 case al mese. Il proprietario o broker è in genere il venditore più esperto dell'agenzia e appartiene alla categoria degli agenti più produttivi. Gli agenti che appartengono a quel 5% spesso cercano di avviare un'attività in proprio. Quando si licenziano, portano con sé alcuni agenti dei livelli medio e inferiore. Ciò accade circa ogni 6 mesi. Dopodiché il modello immobiliare tradizionale ricomincia da capo. In un'agenzia immobiliare tradizionale, il 20% dei migliori agenti, quelli di livello medio e quelli più produttivi, genera l'80% delle entrate complessive dell'agenzia. Il restante 80% degli agenti, quelli meno produttivi, genera il rimanente 20% delle entrate. Ciò significa che se gli agenti più produttivi si licenziano, le entrate complessive dell'agenzia diminuiscono significativamente in modo improvviso e non è più possibile coprire le spese fisse. Nel modello tradizionale, il broker subisce una grossa perdita. Ci vuole tempo per assumere e formare nuovi agenti e prima che le entrate dell'agenzia aumentino nuovamente. Come è evidente, nel modello tradizionale, il potenziale di crescita complessivo dell'agenzia è limitato. I broker ritengono di possedere un'attività, ma di fatto hanno un lavoro. Un'attività funziona in modo indipendente. Il proprietario sfrutta il lavoro svolto dal proprio team per guadagnare denaro, anche se ammalato o in vacanza. Tuttavia, nelle agenzie immobiliari tradizionali, i broker sono spesso i più produttivi dell'ufficio. Impiegano il loro tempo principalmente per svolgere incarichi da agenti: lead generation, fissare appuntamenti, occuparsi della presentazione degli annunci e così via. Ma siccome i loro agenti non sono così produttivi, non guadagnano molto. Alla fine gli agenti contribuiscono a malapena a coprire le spese fisse dell'agenzia. Il broker non sfrutta il lavoro dei propri agenti se è malato o in vacanza. Nel modello tradizionale, i broker hanno scelto un lavoro corredato di tutti i rischi di possedere una piccola impresa. La seconda sfida per i broker delle agenzie tradizionali è quella di mantenere gli agenti più produttivi. La dinamica è sempre la stessa. Gli agenti migliori vanno via perché vogliono tenere per sé il 100% delle proprie commissioni e gli agenti meno produttivi rimangono per mancanza di ambizione. Remax ha rivoluzionato il modello immobiliare tradizionale. Abbiamo trovato un modo per trattenere gli agenti migliori e per incoraggiare gli agenti con produttività medio-bassa a vendere più case. Il risultato per i broker è l'aumento della stabilità finanziaria e delle entrate complessive. Ma come? Remax ha cambiato il modo in cui gli agenti sono stati retribuiti per il proprio lavoro. Invece di dividere una commissione del 25% con il broker, ora gli agenti ricevono il 50% delle proprie commissioni e nessun salario fisso. Ciò conferisce agli agenti più incentivi per rimanere, perché iniziano a comprendere cosa vuol dire essere imprenditori. Dispongono di una suddivisione della commissione più favorevole e sono responsabili della propria attività. Possono coprire alcune spese, come cellulare, auto e spese di marketing. Ciò motiva gli agenti a implementare e migliorare la propria attività. Ora sono veri e propri imprenditori. Il broker non deve più coprire questi costi e perciò l'attività diventa più redditizia. Nel modello tradizionale, il broker vende le proprietà per continuare a far crescere l'attività. Con Remax, il broker sfrutta il lavoro degli agenti per implementare la propria attività. Il broker che era in cima alla piramide si sposta verso il basso, perché adesso l'obiettivo principale sono gli agenti, non le inserzioni o la vendita di immobili.
Con Remax, la principale responsabilità del broker è il reclutamento di agenti che condividono la stessa passione e la stessa visione per la crescita. Ciò consente all'agenzia di crescere a un ritmo molto più veloce di una più piccola con diversi agenti. Dopo averli reclutati, il broker deve formare e motivare gli agenti in modo che dispongano degli strumenti per avere successo. Con la giusta formazione, motivazione e assistenza, gli agenti nella parte inferiore della piramide iniziano a vendere più case, a generare più affari e a diventare specialisti di mercato nella loro area di interesse. Man mano che ottengono un maggior successo, l'attività di brokeraggio nel suo complesso diventa più efficace. Il modello di Remax attira gli agenti che hanno la spinta interiore e la passione per il successo. Si tratta di coloro che effettuano telefonate, costruiscono relazioni, commercializzano le proprietà, conducono presentazioni e alla fine conducono l'attività. Senza alcun salario fisso su cui fare affidamento, gli agenti meno motivati comprendono presto di avere scarse possibilità di successo e lasciano la rete entro 3-6 mesi. Ciò ha un effetto positivo sull'intera agenzia, perché gli agenti motivati si circondano di persone che condividono la loro passione, il loro fuoco interiore. Il broker, nel frattempo, continua a reclutare, formare e motivare nuovi agenti, favorendo la scalabilità del lavoro. È chiaro ora il modo in cui abbiamo sovvertito l'ordine della piramide? E vuoi sapere il vero segreto del sistema di Remax? Mantenere i talenti. Quando gli agenti più produttivi vogliono espandersi e avviare la propria attività, conferiamo loro l'opportunità di fare carriera all'interno di Remax. Durante il processo di assunzione, spieghiamo i diversi percorsi professionali degli agenti di Remax. All'inizio l'agente riceve il 50% della commissione, è un imprenditore. Man mano che progrediscono e diventano più produttivi, hanno l'opportunità di guadagnare l'85% delle commissioni e diventare soci. Un socio è come un partner. Non dispone di azioni nell'azienda, ma contribuisce a coprire le spese fisse dell'azienda e riceve l'85% della commissione, il massimo possibile. A questo punto intraprendiamo nuove iniziative, come creare team di agenti per dare loro responsabilità ancora maggiori, aumentando allo stesso tempo la loro capacità di scalare le proprie attività. Gli agenti più produttivi capiscono che aprire un'agenzia propria è più costoso che contribuire alle spese fisse di quella in cui lavorano. Dovrebbero pagare l'affitto, assumere una segretaria e uno staff, sviluppare software e, in ultima battuta, ciò comporterebbe costi molto più elevati. Gli agenti più produttivi ci pensano due volte prima di lasciare l'agenzia e di solito preferiscono ricevere una commissione dell'85%. È più conveniente. Il risultato del modello di Remax è un'attività di grandi dimensioni e proficua sia per i broker sia per gli agenti. La responsabilità finale del broker è gestire l'attività. Ciò significa formare e dirigere il giusto team e supervisionare la strategia complessiva. Di solito, per sovvertire l'ordine della piramide, sono necessari da 5 a 6 anni. Una volta che l'agenzia funziona in modo indipendente e dispone di un team esecutivo solido, il broker può iniziare a valutare se aggiungere servizi aggiuntivi all'attività, creando così un'agenzia che offre servizi completi agli agenti e ai loro clienti. In questo modo, agenti e clienti risparmiano anche tempo e denaro e i broker beneficiano delle nuove fonti di entrate. Al momento stiamo riscontrando un incremento notevole nel mercato immobiliare. Ma se ciò cambiasse e il mercato rallentasse, cosa succederebbe? Due differenze fondamentali tra le agenzie immobiliari tradizionali e le agenzie Remax sono le dimensioni e la diversificazione. Più un'agenzia è grande e diversificata, più diventa stabile, perché l'impresa ha molte fonti di reddito diverse, con molti agenti che contribuiscono alla copertura delle spese fisse. Le agenzie di Remax sono ben strutturate per resistere ai cambiamenti del mercato. In Remax ci sono tre aspetti che raggiungono il massimo. Il primo è la commissione massima per l'agente. Diamo commissioni più elevate rispetto ai concorrenti. La seconda è la redditività massima per il broker. Può attirare facilmente gli agenti più produttivi e non deve più vendere immobili per generare profitti. Remax dispone di agenzie molto grandi. È la dimensione dell'agenzia che consente agli agenti e ai broker
di godere delle commissioni più consistenti e del massimo profitto. Il terzo aspetto è il servizio più efficiente per il cliente. Gli agenti forniscono servizi migliori ai clienti e vendono più immobili quando percepiscono che il loro lavoro viene valorizzato. Gli agenti di Remax sanno che il loro lavoro è apprezzato perché dispongono della suddivisione delle commissioni più conveniente sul mercato. Il sistema di Remax è vantaggioso per tutti. È vantaggioso per gli agenti, perché diventano imprenditori motivati grazie alla elevata suddivisione delle commissioni. Al contempo godono dell'assistenza dei broker esperti e lavorano nell'ambiente più favorevole al successo. È vantaggioso per i broker, perché possono in questo modo trattenere più agenti e scalare la propria attività, diventando in ultima istanza più produttivi. Infine, è vantaggioso per i clienti, perché vengono serviti da agenti altamente specializzati e volenterosi di fornire il miglior servizio possibile. È proprio in questo modo che Remax può entrare in un mercato e conquistare la più grande quota di quel mercato. Bisogna essere visionari, appassionati del proprio lavoro e avere elevate capacità di leadership. Sono convinto che tu le abbia tutte e tre. Consenti a Remax di fornirti gli strumenti e le capacità di cui hai bisogno per perseguire la carriera che hai sempre sognato.